Ancora prove dirette dalle 3 2014, questa è stata la volta di Shadow of Mordor di Warner. Lo ricorderete, era stato annunciato qualche mese fa e l'avevamo visto in anteprima. Questa volta invece abbiamo potuto provare la versione PlayStation 4. Il gioco si ambienta nell'universo tolkieniano, come spiegato chiaramente dal titolo, però in un periodo particolare, ossia quello compreso tra la fine dell'Hobbit e l'inizio del Signore degli Anelli, quando le forze di Mordor praticamente escono dal Nero Cancello per la prima volta grazie al risveglio di Sauron. Il protagonista è un ranger e teoricamente dovrebbe stare a guardia del Nero Cancello. Purtroppo la sua famiglia viene sterminata dagli orchi e anche lui rimane ucciso. Conseguentemente risorge grazie ad un Wraith, ossia uno dei famosi spiriti dell'epopea tolkieniana. A questo punto si lancia in una sorta di missione di vendetta, ma allo stesso tempo tenta anche di arginare quella che è l'avanzata che poi porterà alla grande guerra del Signore degli Anelli. Il gioco è un free roaming e permette di esplorare un'area grandissima, tutta circostante Mordor. Ovviamente il personaggio è in una missione di vendetta, per questo gli sviluppatori hanno deciso di creare un particolare sistema che si chiama Nemesis e che genera proceduralmente le gerarchie degli orchi. Quindi ci sono i War Chief, che sono i più potenti, e poi ci sono tutti i loro sottoposti. Il compito del giocatore è quello di rintracciare i sottoposti più vicini agli War Chief e quindi cercare di soggiogarli, magari separandoli dal resto delle loro truppe, e in questo modo cercare di ottenere informazioni sugli War Chief. Per fare questo si usa la schermata del Nemesis, che permette proprio di scoprire informazioni molto specifiche sugli War Chief e anche chi sono i loro sottoposti, in modo dopo da segnalarli sulla mappa open world e andarli a rintracciare. Chiaramente c'è grande esplorazione libera, con la possibilità di attivare un free run premendo il tasto quadrato sul pad PlayStation 4, che permette di superare agilmente qualunque tipo di scalata, muro e quant'altro. Quindi semplicemente basta premere la direzione avanti, tenere premuto questo tasto e gli ostacoli diventano praticamente nulli. In pochissimi secondi ci si trova anche in cima ad una torre. Il sistema di combattimento invece è molto action, c'è un attacco leggero, un attacco pesante e una contromossa. Naturalmente anche qui gli sviluppatori sono intervenuti proprio per supportare il sistema Nemesis, quindi i nemici non sempre vanno uccisi, ma spesso vanno indeboliti fino ad un certo punto, dopodiché soggiogati. A questo punto li si può ad esempio interrogare per avere informazioni più precise sugli War Chief, oppure addirittura convincere a mandarli ad uccidere praticamente gli War Chief, intimidendoli. Non è detto che ce la facciano, loro naturalmente da quel momento, quando sono intimiditi, partono e in tempo reale raggiungono il War Chief e cercano di ucciderlo. A questo punto il giocatore ha tutta una serie di scelte, può decidere di seguire il sottoposto e magari usarlo come diversivo, oppure lasciarlo al suo destino, che magari potrebbe anche farcela ad uccidere il War Chief. È tutto un sistema molto procedurale e dinamico che si aggiorna in tempo reale, e questa è la parte più affascinante del gioco. Quella meno invece affascinante del gioco è legata ai movimenti, che sono ancora estremamente derivativi, come già ci eravamo accorti durante la primissima anteprima, dalla saga di Assassin's Creed. È proprio evidente, si vede quando il personaggio scala le pareti, si vede quando rimane sospeso sui cavi che a volte collegano le strutture, e si vede anche una sorta di balzo della fede. Quindi non ci sono proprio dubbi sul fatto che gli sviluppatori abbiano preso di peso il parkour di Assassin's Creed, e purtroppo questo dispiace un po', perché per altri versi invece, come abbiamo appena detto, il gioco ha dei lati interessanti. L'altro lato che non ci ha molto convinto per adesso è alcune imprecisioni nel sistema di combattimento, che ancora non regala proprio un feedback affinato. Naturalmente a rilascio manca ancora un po', quindi gli sviluppatori hanno del tempo per intervenire, e magari speriamo anche per mascherare un po' le animazioni del personaggio, che sono davvero troppo derivative da Assassin's Creed. Se questi interventi avranno successo, allora ci troveremo di fronte ad un free roaming interessante, e soprattutto con questa gestione procedurale e dinamica dei nemici, che potrebbe regalare davvero delle sorprese.